in Terreg Italia Svizzera 2014-2020 è un progetto che punta alla diffusione, all'aumento della mobilità ciclistica nell'arco alpino. L'idea è quella di creare dei circuiti trasfrontalieri in alta quota lungo i sentieri attrezzati per le biciclette a pedalata assistita per portare in queste aree chi magari è meno performante, quindi tipologie di turisti che attualmente non si indirizzano in quelle aree. Circuiti trasfrontalieri che collegano l'Italia e la Svizzera collegati a valle da un'unica direttrice che partendo dal Forte di Bard la congiunga questa ciclabile immaginaria che fra un po' non sarà più neanche tanto immaginaria alla Stoccarda Venezia, quindi una ciclabile transalpina che attraversa anche l'Italia, proprio per creare un unico nodo attrezzato per le biciclette a pedalata assistita. È proprio per questo, Italia e Svizzera attraversando quattro regioni, il partenariato è composto per parte italiana da Regione Lombardia nella direzione Sport e Giovani e Direzione Generale Turismo e Protezione Civile, dalla Regione Piemonte, dall'Associazione Forte di Bard, da ERSAF Lombardia e dall'azienda di promozione turistica di Livigno. Per parte svizzera, invece, proprio a garantire anche gli altri pezzi che comporranno questa ciclabile, c'è l'Ente Regionale di Sviluppo del Luganese, l'azienda di sviluppo turistico del Luganese e il Polo Poschiavo. Polo Poschiavo in particolare, essendo un polo di formazione della regione Poschiavo, si occuperà della formazione delle guide, perché il progetto non è solo ciclovia, ma il progetto si compone anche di altri due elementi importanti. Uno, sicuramente la ripresa di un territorio anche tramite l'incentivazione della cultura delle valenze geoambientali e per questo le guide per l'e-bike saranno formate nello specifico proprio sulle valenze geoambientali. E due, la creazione di un cluster per la promo commercializzazione dell'intera rete. Tutti i soggetti, rifugi alpini, aziende turistiche, agriturismi, e-bike, bike hostel, eccetera, saranno promossi come un unico portale perché l'unione fa la forza.